Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata di maggio, una puntata al mese puntuali, ve l'avevamo promesso e siamo ancora qui. Buongiorno Francesco. Buongiorno, ciao, ma che bello maggio, oggi un po' piovoso in questa settimana, ma sicuramente il mese che ispira alla riflessione sulle vacanze e Sì. soprattutto a, come dire, a festeggiare, iniziare ad uscire, vivere la propria città non andando in giro, perciò tutte quelle che sono le occasioni possibili nelle nostre città. Se ti ricordi, nelle prime puntate una delle parole che ci piaceva di più, perché l'avevamo iniziata verso marzo, aprile, era una giornata uggiosa. Anche quando c'era il sole si diceva sta cosa. Si diceva così, E uggiosa. oggi è proprio vero. È proprio vero, è una giornata uggiosa, ma è una giornata uggiosa con gli alberi verdi, con le persone che comunque, anche se fa freddo, comunque iniziano ad uscire abbastanza primaverili, con i sorrisi, con l'abbigliamento. Perciò questa cosa mi piace veramente tanto. E mi piace che torna Biblio Boom primaverile e arriva, torna con il nostro ospite di un certo spessore, no? La Eh nostra. sì, cosa facciamo? Lo diciamo subito chi avremo poi dopo come ospite, aspettiamo l'effetto sorpresa. L'effetto sorpresa, ma io la metterei già in gioco. Tu cosa ne pensi? Ma come vuoi tu, sei tu regista della Vabbè, trasmissione. allora si sta lì in un angolino in silenzio perché tu so che devi. Ci de eccoli qua. Ciao! Buonanotte. Buongiorno, buongiorno. Ciao Tutto bene? Erika, la Ciao! nostra social media, la comunicazione della biblioteca, cioè come definirla? Come stai? Benissimo, parte questa giornata un po' così, però vabbè, dai, un po' piove. Erika, ti chiediamo un secondo, però eri lì in attesa in questa camera oscura e ti abbiamo tirato fuori. Rimani lì perché Elios ci introdurrà quello che è il percorso che affronteremo, che faremo oggi con Biblio Boom, che è veramente interessante, soprattutto per noi bibliotecari. Esattamente, esattamente. Questo è maggio. Questo mese maggio per le biblioteche è un mese un po' speciale. Oramai più di due anni fa, quando avevamo iniziato con Biblio Boom, era proprio forse agli inizi che c'era stato dato alla città, Sesto San Giovanni, un riconoscimento. Eravamo stati definiti Sesto Città che Legge. Il ministero ci aveva dato questo riconoscimento per tutte le attività che avevamo svolto, e poi vabbè, ovviamente non ci siamo più fermati. Tra le varie attività che avevano fatto sì che ottenessimo questo risultato, c'era proprio Biblio Boom, Francesco. Era stato Certo. uno dei motivi, assieme a tantissime altre cose. Altre C'era stato attività della biblioteca. Lo spieghiamo meglio, il CEPEL, che è il Centro per il Libro e la Lettura, come dice, garantisce città che legge agli abitanti di quelle città che hanno più accesso ai libri, che hanno più accesso alla lettura, che hanno più accesso a delle proposte culturali interessanti. Noi diciamo che un po' Biblio Boom è stato un divulgatore delle tutte le attività proposte, un po' tutto il lavoro che fanno lì alla comunicazione, perciò Erika e tutto il team che supporta con la promozione, ci ha portato a fare richiesta per diventare noi Città che Legge. Devo dire che è stata una soddisfazione. Ti ricordi? Abbiamo esultato. È stato come aver vinto, non so, nel gergo calcistico, per me la Champions League. Sì, era stato. Mi ricordo, avevamo fatto anche proprio una puntata
una puntata speciale su, sì, su questo premio, su questo riconoscimento. Sono talmente tante le cose che ci avevano fatto ottenere questo riconoscimento, più me le sono segnate, perché tutte non, a memoria sicuramente non me le sarei ricordate. Città in giallo, poi c'era Premio Bancarella, ci sono i gruppi di lettura, gli incontri con gli autori, suggerimenti di lettura nelle biblioteche, pagina Facebook della biblioteca, la Bancarella, Bibliobome, puntini, puntini, puntini. Poi potremmo, Nati per leggere, Superelle, per citare anche iniziative della biblioteca dei ragazzi. E quindi con tutte queste iniziative, con tutti questi premi, anche questo mese non potevamo farci, anche quest'anno, scusate, non potevamo farci scappare l'occasione di partecipare al Maggio dei Libri. Maggio dei Libri, che è questa una campagna nazionale che, di cui adesso sicuramente Erika ci racconterà qualche cosa in più, perché lei è più brava, Francesca, rispetto agli eventi che grazie a Maggio dei Libri, alla rassegna che viene venuta a crearsi grazie a Maggio dei Libri in biblioteca. Naturalmente Maggio dei Libri, Libriamoci, arrivano sempre come consiglio a città, alle città che hanno il Città che Legge, e di partecipare. E Città che Legge Sesto San Giovanni, come quest'anno Erika è impegnata rispetto alla promozione, alla lettura, alle attività? Allora, quest'anno abbiamo tanti eventi sul nostro territorio di Sesto, ma ci sono tantissimi altri eventi proposti da tantissime altre biblioteche, associazioni, e li potete trovare tutti gli eventi di tutta Italia sul sito del Maggio dei Libri. Basta scrivere anche su un motore di ricerca il Maggio dei Libri, il primo link che trovate è quello giusto, cliccate, trovate la nostra bellissima Italia, quella divisa per regioni, e ogni regione ha un tot di eventi, cliccate sulla regione, vedete tutto quello che viene fatto. Noi quest'anno abbiamo un po' di eventi, due sono già stati fatti. Il primo è stato fatto venerdì 6 ed era la presentazione del libro 44 passi a Milano e dintorni, ed è un libricino bellissimo che io ho già preso in prestito dalla biblioteca e l'ho anche già comprato, perché è veramente bello, utile, e soprattutto per quei genitori che hanno i bambini a cui piace andare in giro e scoprire il nostro mondo, bellissimo mondo. Quindi questo libro bellissimo è già stato fatto venerdì. Poi guardate che vi cerco, sabato 7 maggio è stato fatto l'evento, la nostra bancarella degli amici della biblioteca, che trovate in alcune date del mese sotto al portico della Casa delle Associazioni qui in Piazza Oldrini, e praticamente si danno ai libri usati una seconda opportunità, quindi troverete dei libri che sono usati ma sono in ottimo stato e che si possono comunque acquistare veramente. Allora, iniziamo con quelli che, con gli eventi che ci devono essere, che potete partecipare. Allora, sabato 14 maggio, dalle 10 alle 12, ci sarà il laboratorio ispirato al libro Dentro i dipinti. Possono partecipare i bambini dai 9 ai 12 anni. Bisogna iscriversi perché i posti sono molto limitati, e ci si iscrive a biblioteca.sestoragazzi@csbno.net, ed è un laboratorio proposto da Stefania Sansoni, che è l'autrice del libro, e vi leggo questa frase perché secondo me dice proprio il tutto.
Dentro Dipinti è un'avventura colorata, densa di profumi e di storia, in grado di far viaggiare nel tempo grandi e piccini, raccontando la dolcezza dell'arte e della cucina. Quindi i bambini vengono, ci saranno colori, profumi, un laboratorio bellissimo. Beh, e in quel momento, durante il laboratorio, ci sarà la presentazione di questo libro. Quindi mi raccomando, ve lo ripeto, sabato 14 maggio dalle 10 alle 12. Prenotatevi perché i posti sono pochi e ci sono liberi pochini pochini, quindi fate in fretta. Poi, altro evento. Presentazione del libro Il tempo del giudizio di Daniela Piazza. Che verrà fatto anche questo sabato 14 nel pomeriggio alle ore 16 alla Casa delle Associazioni. Anche in questo caso, come avviene ormai da qualche tempo, bisogna iscriversi. Questo evento bisogna iscriversi alla biblioteca.sestocentrale@csbno.net. La storia, praticamente, ve lo racconto brevemente, di Papa Sisto IV, che ha un'ossessione: riprodurre nella città eterna il Tempio di Salomone per riportare la Chiesa di Roma all'antico splendore. Ma c'è una serie di omicidi che, insomma, niente ragazzi, bisogna leggerlo questo libro, venite alla presentazione e basta, dai, possiamo raccontare tutto, no assolutamente no, Erika, non scherzi, non si può, no. Poi la prossima puntata la fa solo Erika. Allora no, dai, prometto questo, ve lo dico subito, è l'ultimo evento. Vai. L'ultimo evento per questo mese, che anche questa è una presentazione di un libro, che è il libro di La linea della vita di Cristina Stanescu, spero di averlo detto giusto, che praticamente Cristina è una filosofa, giornalista e autrice blogger, e si occupa di esteri, attualità e costume per Mediaset. Quindi insomma, pezzo da 90 per la che viene qui da noi. Che sarà e con noi il... Viene il lunedì 30 maggio alle ore 21. Okay. Ma, sorpresa delle sorprese, questo evento avviene nel cortile della Villa Visconti d'Aragona, che conosciamo tutti, è la biblioteca centrale. La nostra biblioteca centrale. Quindi venite. Anche in questo caso bisogna iscriversi come sempre. Quindi tutti questi eventi per ricordare che, insomma, l'obiettivo principale del Maggio dei Libri, che è quello di invitare a portare i libri e la lettura in contesti diversi da quelli tradizionali. Quindi non solo la biblioteca, non solo la scuola, non solo a casa. E quindi noi vogliamo portare la nostra lettura, i nostri libri, leggere la nostra cultura ovunque. Quindi questi eventi sono fantastici, non vedo l'ora di farli. Sì, sono molto felice. Anche perché lo dobbiamo dire, alcuni di questi eventi sono a cura di Erika, nel senso che sarà lei a, come dire, a... aiutare. Ecco qua, sì, è proprio vero. Sì. Allora, Erika, non voglio dirtelo, ma siamo già in ritardo. Lo so, come sempre, ogni volta, poi... Cioè, però dai, c'erano tanti eventi, non potevamo No. Ma è poi giusto, sei stata bravissima, li hai spiegati davvero bene. Però Erika, io sono quello che fa le domande intelligenti, non hai detto dove si possono trovare tutte queste informazioni, le hai raccontate benissimo, ma se uno vuole andare a cercare bene dove, come, quando, come iscriversi, tutto quello che hai detto lo trova dove? Si trova sul portale del nostro comune, quindi andate tranquilli, negli eventi trovate tutti gli eventi che ho detto,
cliccate, trovate la spiegazione, tutto quanto, come ci si iscrive. Ovviamente, come ricordo, sono tutti gratuiti. Quindi bene, trovate bene, tutto. Bene, bene, bene. Allora, Elios, dobbiamo ringraziare Erika perché abbiamo un altro ospite che ci che inizia a bussare alla nostra porta. Erika, ho solo una cosa. Sì, ultimissimo, vai. Me ne vado, giuro. Vai. Come sempre, non posso dimenticarvi, andate su Facebook, cercate Biblioteche Civiche di Sesto San Giovanni, mettete clic, mi piace e seguiteci. Seguiteci, seguiteci, la pagina è a cura di Erika. Ciao, ciao. Ci vediamo alla prossima. Grazie, 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 grazie. Ciao, ciao. Ecco qua, Elios, che fare? Eh sì, anche perché secondo me è proprio in queste occasioni dove andiamo a dimostrare quanto ci divertiamo nel fare questo lavoro, nell'organizzare questi eventi, nell'organizzare queste rassegne. Ci viene data la possibilità veramente di studiare e portare delle novità nella nostra città. Il Maggio dei Libri fa questo, un po' riassume tutte quelle che sono le competenze di chi lavora all'interno dei nostri settori per poter organizzare questi meravigliosi eventi. Devo dirlo che non siamo noi, ma c'è un team che è all'interno della biblioteca, che è all'interno del settore cultura, che è all'interno dell'ufficio di comunicazione del comune, il portale. Cioè abbiamo un team che è di cui siamo veramente soddisfatti, Elios. Sì, sì, assolutamente. Noi siamo quelli che, lo dice anche la trasmissione, ci mettiamo la faccia e li raccontiamo, però poi sono colleghi del portale, come hai detto te, siamo veramente tanti che fanno sì che si possano realizzare tutti questi eventi per ogni età, per ogni gusto, grandi, piccini. È veramente bello, è veramente bello quello che facciamo. Ma adesso ci addentriamo, perché come al solito abbiamo anche la fortuna di avere Anna. E sembra un titolo di una canzone, adesso poi ne parliamo, sai che lei è esperta anche di musica ad un certo livello. Ma per fortuna abbiamo Anna, ed è quell'Anna dei libri. Vediamo se ce l'abbiamo, vediamo se c'è l'Anna dei libri. Eccola lì, ciao. Okay, ciao. C'è la luce però proprio sparata dietro la testa, vedo. È un'aureola, va benissimo. No, così non si vede che sono spettinata, dai. Okay. Ciao, sono Anna. Ciao. Che bello. Che bello tornare e avere quell'attesa meravigliosa dove diciamo di solito io e Elios, chissà cosa oggi Anna porta qua, cosa apparecchia sulla tavola di Biblioboom, Anna? Ma allora, per me è sempre difficile scegliere un libro, però questo quando l'ho letto effettivamente ho pensato, ok, questo va consigliato, va spinto, va sponsorizzato, perché a me è piaciuto molto. Allora, il libro si chiama Il libro dei desideri, l'ho anche portato, ta-da! Di un'autrice che si chiama Sue Monk Kidd. Ha scritto anche un altro libro che era molto piaciuto, La vita segreta delle api, però sinceramente su quello non vi posso dire nulla. Allora, questo libro parla della vita di questa ragazza che si chiama Anna, non a caso, e è diciamo l'ipotetica moglie di Gesù. Allora, in realtà la storia vede diversi protagonisti, la protagonista assoluta appunto è Anna, è una ragazza ebrea di buona famiglia che, contrariamente a quelle che sono le abitudini del periodo, del tempo, ha la possibilità di imparare a leggere e scrivere, e questa cosa l'accompagnerà, questa volontà di fare, di essere indipendente, di avere le possibilità che hanno gli uomini, ma che in realtà appunto nella tradizione della sua terra, del suo popolo, non esiste. È proprio un motivo che c'è per tutto il romanzo.
ha uno scontro con Erode Antipa, quindi giusto per metterci anche un po' di storia che sappiamo tutti, la storia romana. Chiaramente, diciamo, questo discorso della mia divisione è un po' un pretesto, nel senso che è la storia di questa ragazza che poi si rifiuta di diventare la concubina di Erode e quindi cade in disgrazia in qualche modo, non potrebbe più essere maritata a nessuno, ma incontra appunto questo giovane falegname, c'è un amore immenso a prima vista, ma perché Anna in questa persona vede una capacità di vedere il mondo e di amarlo in maniera totale, al di là di qualsiasi tipo di critica, quindi la capacità di apertura mentale, di accogliere, e quindi questo è come viene delineato il personaggio, tra virgolette, passatemi la parola, Gesù, quindi una figura comunque strepitosa, a prescindere da qualsiasi considerazione. La storia però appunto di questa ragazza che affronta molte cose, perché anche una volta che si sposa, a un certo punto inizia la vocazione di Gesù, che quindi parte con Giovanni Battista e lei rimane da sola, poi deve scappare in Egitto. È una storia molto, molto avvincente, con anche tanti altri personaggi importanti e interessanti. Allora, delle cose che ha colpito di più, per come sono fatta io, ovviamente, proprio da lettrice, è stata la capacità molto potente di questa scrittura di evocare immagini. Perché io generalmente leggo abbastanza in fretta e anche presa dai personaggi, dalla storia, perché poi c'è tanta storia interessante, tante cose che mi hanno colpito proprio nella trama, ma la capacità di visualizzare che raramente riesco ad ottenere da un racconto, da un romanzo. Invece la capacità di questo romanzo di descrivere i luoghi, descrivere i paesaggi. Io veramente quando riprendevo in mano il libro era come se mi buttassi in questi deserti, vedevo il sole, vedevo proprio il mondo, diciamo. E questo per me è un valore aggiunto per il romanzo, perché vuol dire che è scritto veramente bene. La scrittrice è consapevole che si tratta di una storia, ecco, che non è che sia proprio storica, perché però secondo me anche nel suo post-scritto è molto delicata, quindi tutte le figure sono veramente le figure, diciamo, religiose, perché compare ovviamente anche la madre di Gesù, quindi Maria, i fratelli di Gesù, che in qualche modo, però, quanto dice lei, poi io ammetto la mia ignoranza, in alcuni testi storici sono previsti dei fratelli, non ne sono tanto certa, I comunque va bene, io mi riferisco comunque tutti Vangeli dei personaggi apocrifi. veramente descritti in una maniera molto anche compita, mi viene da dire, quindi non c'è nessuna, non c'è, molto delicata, ecco la parola che stavo cercando. Ma scusa Anna, ma per essere di quei tempi, Anna, che è, cioè, sappiamo la condizione della donna, ma doveva essere una donna, come dire, ribelle, che aveva delle ambizioni importanti, che per poter non essere la donna di quei tempi. Infatti, allora, chiaramente l'escamotage iniziale, secondo me, è quello di aver costruito un personaggio per cui comunque il padre è talmente affezionato a questa figlia che le permette di imparare a leggere e scrivere, perché senza questo comunque anche Anna non avrebbe potuto fare nessun passo avanti. Però questo le dà molta forza e le dà soprattutto appunto la volontà di far valere le proprie decisioni e il proprio sentire. E una cosa molto bella che fa durante il libro è decidere di scrivere le storie di alcune donne della Bibbia, perché in realtà nella Bibbia vengono citate un po' così al volo, e invece lei voleva tramandare anche appunto la storia di queste donne, quindi è sì, una figura molto femminista, mi viene da dire. Ante littera, molto, molto, molto in anticipo, chiaramente. Infatti, quando così un po' ne abbiamo parlato anche con Anna, un po' mi sono documentato e quello che, cioè, la considerazione che ho fatto io, che essendo una sorta appunto di romanzo storico ambientato attorno all'anno di quando c'era,
Gesù, comunque sono tanti aspetti, tante cose che possono essere tranquillamente riviste anche ai giorni nostri. La condizione della donna descritta per Anna non si discosta poi tantissimo da alcune condizioni presenti in alcune parti del mondo, e anche il coraggio di tante donne dei giorni nostri a cui è negata, per esempio, anche imparare a leggere e a scrivere, che è un po' quello che viene raccontato nel libro. Quindi è un libro assolutamente, se, dal mio punto di vista, poi dimmi anche tu, Anna, molto attuale, purtroppo, mi viene anche da aggiungere. Guarda Elios, questa tua considerazione mi ha fatto subito pensare effettivamente a un altro libro che ho letto dopo questo, adesso però non mi ricordo il titolo, ve lo dovrò dire, che però parla della storia di tre donne di un paese africano adesso, in cui praticamente due su tre, no, però non voglio spoilerare, però diciamo si trovano in queste condizioni di non poter decidere chi sposare, non poter fare delle scelte sulla propria vita, di dover sempre assecondare comunque quello che viene detto loro di fare, e se il marito ti picchia va bene, perché insomma bestia era di malumore, eccetera eccetera. Insomma, quindi questa tua considerazione l'ho ritrovata proprio poco dopo in un libro che però era ambientato ai giorni nostri, ovviamente, quindi allegro. Tre donne forti, forse, diciamo le tre donne forti. Come titolo? Sì, mi è capitato di... però è un libro del 2012-13, un libro un po' più... No, mi sembra un po' più recente. Guarda, adesso io vi chiedo perdono, vabbè, perché mi ha colto di sorpresa Elios. Mi ha fatto venire in mente questa cosa, ma non lo ricordo. Io, Anna, te l'avevo detto, se volevi. Però teniamo per la prossima puntata. Assolutamente, assolutamente. Anna, scusa, ma ti volevo chiedere questa cosa qua. È un romanzo ambientato a... come dire? In Palestina. In Palestina, Nazareth. Dicevi che ci sono dei fratelli. Comunque è andata un po' a cozzare con quella che è la storia del Vangelo. È un po' apocrifo questo libro, perché sì, sappiamo che Gesù rispetto a quello che ci è stato insegnato, no? Diciamo che il vantaggio che si è presa la scrittrice è stato la mancanza, diciamo, di testi ufficiali, tra virgolette, sulla storia di Gesù. Diciamo, noi sappiamo cosa succede fino ai 12 anni e poi c'è un buco e poi lo riprendiamo ai 30 anni quando inizia la predicazione, e lei si è astutamente infilata in questo spazio, quindi dove poteva avere un margine di manovra, che chiaramente, appunto, lei dice: questo per me è un romanzo, è un personaggio che si è imposto alla mia attenzione, questa Anna, un giorno così, cioè proprio me la sono trovata davanti e ho dovuto scrivere di questa donna. E quindi questa è la potenza veramente della scrittura, che mi ha affascinata questa affermazione della scrittrice. Sì, anche se non mi sbaglio, ho spostato un pochettino Erode per farlo, diciamo, stare dove doveva stare nel romanzo. Lei comunque spiega tutto poi non è disonesta, perché spiega tutto poi nella postfazione. Però chiaramente non vuole essere un romanzo storico, un romanzo di ambientazione storica, sì. Cioè l'ambientazione storica, gli usi e costumi del popolo ebraico in quel periodo sono stati studiati dalla scrittrice. Poi chiaramente questo personaggio è stato forse anche un po' forzato. Cioè sarebbe stata una storia potente anche se Anna fosse stata la moglie di un falegname qualsiasi, non so come dire, perché questa è un po' la storia di Anna. Questo chiaramente ti dà un pizzico di brio in più al romanzo, ecco, in qualche modo. No, devo dire che sono rimasto accattivato anche da quella copertina, che sembra quasi la Sacra Sindone. Falla rivedere. Sembra, oppure arriva, c'è delle stelline. Eccolo qua. È un po' un papiro. Perché, diciamo... Come l'avevo interiorizzata io, come l'ho vista, pensavo fosse un pezzo della Sacra Sindone. Invece... Adesso che me lo fai notare, penso sia un po' le... Ah, scusami, Elios. No, l'avevo immaginato come un pezzo, tra virgolette, carta dell'epoca dove Anna di nascosto si metteva a scrivere o a leggere anche.
Sì, perché lei ha dei pezzi di carta molto piccoli e quindi li deve nascondere nella una cassettina che lei conserva, appunto, anche lei quella nascosta, e poi deve usare veramente tutti i millimetri di carta per poter scrivere le sue storie, quindi le dimensioni forse sono anche giuste. Può essere che siano quelle. Allora, come al solito siamo in ritardo, però volevo, come dire, far spendere due minuti ad Anna per Città che legge, per il Maggio dei Libri, che Anna è stata una delle organizzatrici, cioè quella che ha rincorso un po' di persone e cose per poter realizzare la nostra rassegna. Allora, oggi è il 6 di maggio e abbiamo una presentazione alle 6:30 di un libro che si chiama 44 passi in a Milano e dintorni, forse non ho detto il titolo esatto, è una collana di passeggiate, in realtà di escursioni in montagna, ma invece questo libro l'hanno voluto dedicare alle passeggiate in città e vicino alla città, è pensato con un taglio, tutta la collana con un taglio per le famiglie. Quindi riformulo la domanda perché Erika ci ha già raccontato tutto. Ok. Però volevo che impegno e con quanta piacevolezza hai contribuito hai dato il tuo contributo alla realizzazione di questo. Ma che domanda è? Io volevo fare pubblicità adesso, poi il 14 no, abbiamo no, la pubblicità l'ha già fatta Erika. Ma è quello della diretta. A noi sai che con Elios diciamo che raccontiamo, ma poi i punti di forza sono chi poi veramente organizza queste attività. E siccome questa ti ho visto abbastanza presa nell'organizzazione, allora racconta un po' la fatica o il piacere nel realizzare un evento di questo tipo. Ma guarda, secondo me lavoro molto di squadra, perché l'idea viene da una persona, il contatto da un'altra. Poi magari c'è chi si occupa, cioè io per esempio sono quella che scrive, cioè magari scrivo, no, in realtà no, non c'è un'attività prevalente, uno fa la locandina, l'altra volta lo fa un altro perché magari quel giorno può, quindi è veramente un'attività di squadra. E il bello è quando vedi che comunque c'è chiaramente un riscontro per cui le persone aderiscono alle attività. E quello è chiaramente perché l'obiettivo è quello, all'attività in sé per sé. Poi se poi un domani appunto verranno in biblioteca a chiedere i libri che abbiamo presentato, anche meglio, ecco qua. perfetto Elios, salutiamo Anna, che dici? La nostra mezz'ora l'abbiamo fatta davvero bene, perché io poi Anna la starei ad ascoltarmi, perché dobbiamo fare delle domande, sennò io mi metterei qua bello comodo e ascoltare tutto il suo racconto. Sicuramente chi ascolterà la trasmissione, la curiosità ci sarà, ma soprattutto come l'anno scorso, anche quando presentavi i libri l'anno scorso, vedrai che qualcuno lo prenota. Bene. No, il libro dei desideri è un romanzo di Sue Monk Kid, non so se l'ho detto bene, eccola lì, Anna la sta facendo, ecco. Qua fa vedere, è disponibile in biblioteca e nel consorzio bibliotecario di cui facciamo parte, perciò ragazzi sotto giù, perché questo è un libro meraviglioso come tutti quelli consigliati dalla nostra Anna. Ciao Anna! Speriamo! Ciao. Grazie. Ciao. Oh, ci siamo, eccoci qua. Allora, Francesco, direi che dai, più o meno ci siamo, più o meno abbiamo... Allora, però vorrei dire due robe, ci stiamo organizzando, adesso ne faremo a giugno l'ultima dell'estate, poi torneremo a settembre, siamo stati, come dire, anche ci stiamo organizzando per rendere BiblioBoom sempre più bello, e lo facciamo anche con degli autori famosi. Oggi abbiamo avuto l'ok di Manlio Castagna, un autore per ragazzi, che ci darà e ci concederà del tempo e ci racconterà la sua meravigliosa esperienza legata sia alla lettura che a tutte le attività autoriali, cioè di autore che ha vissuto. E poi avremo ancora autori, avremo colleghi con dei nuovi libri, e poi Elios e Francesco che, come promesso, torneranno con
i film, racconteremo dei film, dei DVD da poter vedere dal nostro punto di vista, naturalmente, perciò prendeteci per come siamo e non... Oramai l'avranno capita un pochino, Fra, cosa dici? anche secondo me. Quindi, Francesco, che dici? Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando e che sicuramente ci guarderanno anche a giugno. Per okay. Prestiva. Ciao! Ciao, 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 ciao!